Ciao amici, bentornati sul mio canale. Anche quest'oggi vi mostrerò una modifica semplice semplice per rendere più affascinante la nostra PlayStation 3. Ma ora, sigla! Allora, ci servirà la nostra PlayStation 3. Una foto cucciolosa di Pikachu, una fascetta a metro, due pennarelli neri di rosso e nero, con l'accanto scritto, due quadretti, una ghetta e un pannello di plastica color giallo Pikachu. Ma come fare per tagliare il pannello giallo con la forma della PlayStation? Un quadrato e due spentagli, lo mettiamo per lavoro. Ecco qua, ho disegnato un quadrato di 29x30 e mezzo. Da fastidio la tolgo completamente. Adesso stavo ricalcando l'altro lato. Ecco qua, ho ritagliato dal pannello le varie sagome che avevo definito in precedenza. Adesso appoggerò il pannello quadrato sulla play e andrò a individuare quell'asola da ritagliare per far andare il dischetto dentro. Eccoci qua, cominciamo. Ecco, ho individuato l'asola da tagliare via per poter accedere alla zona del dischetto in questa zona. Quindi lo stenderemo al pennarello e adesso la taglio. Ecco la polvere antipolvere montata. Ora ci disegniamo una faccia di pica sopra. Ora ho preso l'immagine del foglio 4 e ci ho tolto gli occhi, la bocca e le guanciotte. Così posso segnarmi con i pennarelli indelebili, questi qua, la posizione del viso, del pupazzone. Ora ho segnato i punti principali e adesso col pennarello vado a completare, a campire tutti gli spazi. Amici, io ho la PS3 più cucciolosa al mondo. Guardate quanto è carina. Adesso ci manca solo il tocco finale. Eccola qua, nella modalità finale, unendo la cucciolosità di Pikachu e la fantastichezza della striscia LED. Esce una super cover antipolvere unica al mondo. Ciao! Ciao amici, grazie per aver visto ancora una volta uno dei miei video. Se vi è piaciuto mettete like, se volete iscrivetevi al mio canale, ma soprattutto commentate e fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao, un saluto a tutti e spolliciate su!